Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme la pastiera napoletana, un dolce pasquale speziato, caratterizzato dalla presenza di pasta frolla, canditi e una crema di ricotta e grano. Con la ricetta che vi proponiamo potete preparare due pastiere da 25 cm e 20 cm di diametro o un'unica pastiera da 32 cm di diametro. Mentre parte la musica, iscrivetevi al canale e partiamo subito con la ricetta. Iniziamo imburrando e infarinando uno o più stampi per dolci a seconda della dimensione che abbiamo scelto. Versiamo in una ciotola un uovo e due tuorli. Aggiungiamo 150 g di zucchero semolato e frulliamo a media velocità per qualche minuto. Poi aggiungiamo 250 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente. Quando il composto diventa omogeneo, grattugiamo una scorza di limone biologico e mischiamo brevemente. Setacciamo 300 g di farina 00 e mezzo cucchiaino di lievito per dolci. Incorporiamo le polveri mischiando a bassa velocità per qualche secondo. Portiamo la frolla su un piano di lavoro leggermente infarinato e lavoriamo brevemente l'impasto. Formiamo una palla, la rivestiamo con pellicola trasparente e la lasciamo riposare in frigorifero almeno un'ora e, se possibile, tutta la notte. Quindi passiamo a preparare la crema versando in un pentolino 600 g di grano precotto per pastiere. Aggiungiamo 250 ml di latte fresco, un pizzico di sale e un cucchiaio di zucchero semolato. Scaldiamo a fuoco medio e portiamo a ebollizione. Grattugiamo la scorza di un'arancia e lasciamo bollire il composto per 10 minuti. Quindi lasciamo raffreddare e passiamo tutto al mixer a immersione. Per avere una pastiera più tradizionale possiamo sminuzzare solo metà del composto o non sminuzzarlo affatto, scegliete voi. A parte mischiamo con la frusta a mano 500 g di ricotta di pecora e aggiungiamo poco alla volta 250 ml di latte fresco fino ad ottenere una crema. In un'altra ciotola versiamo 6 tuorli, aggiungiamo 400 g di zucchero semolato e frulliamo ad alta velocità con la frusta elettrica o la planetaria. Quindi aggiungiamo la buccia di un limone grattugiato, mezzo cucchiaino di cannella, qualche goccia di aroma d'arancia concentrato, mezzo cucchiaio di fiori d'arancia, 100 g di frutta candita mista
e 2 bustine di vaniglia pura. Aggiungiamo il composto con il grano e mischiamo delicatamente con una spatola o un cucchiaio. Aggiungiamo anche la crema di ricotta e mischiamo nuovamente. Ora che la crema è pronta, portiamo la pasta frolla su un piano di lavoro leggermente infarinato e la lavoriamo per scaldarla. Quindi la stendiamo con il mattarello e la portiamo nello stampo. Eliminiamo la pasta in eccesso, bucherelliamo il fondo con una forchetta e rifiliamo i bordi con la rotella tagliapasta. Versiamo la crema e con la frolla rimasta creiamo delle strisce che useremo per il classico motivo a rombi. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 160 gradi per circa 2 ore. La pastiera deve assumere un color caramello. Al termine della cottura lasciamo la pastiera in forno per circa 1 ora con lo sportello leggermente aperto usando una cucchiaia di legno. In questo modo la temperatura si abbasserà gradualmente. Il tempo di cottura indicato si riferisce ad una pastiera di 25 cm di diametro. Quindi lasciamo raffreddare il dolce nello stampo. Secondo la tradizione consigliamo di far riposare 2 o 3 giorni in un posto fresco e asciutto la pastiera prima di mangiarla perché si insaporisca. Che ne dite della nostra pastiera? Provatela e fateci sapere, ma noi vi assicuriamo che è la migliore che abbiamo provato. Cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Grazie e arrivederci.